Buonasera a tutti, bentornati in un nuovo video. Finalmente trovo un nuovo tempo per tornare a registrare un video. Oggi torno con un bel unboxing. Come avete visto anche sulla pagina Facebook, ho preso la collector delle bizzarre avventure di JoJo All Star Battle. E questa sera è la prima registrazione che faccio coadiuvato da un cameraman, la cara Brunilde, che è dietro la telecamera, che voi non vedete. Peccato proprio perché è un gran bel pezzo di figa. E quindi direi di cominciare subito con questo bel unboxing. Allora, l'abbiamo già liberata dal suo preservativo che la ricopriva. Allora, cominciamo a dare subito un'occhiata alla confezione, che è veramente veramente ottima. È un bel cartone, bello duro. L'immagine qua rappresenta Giorno Giovanda e il suo stand. Lungo poi tutti i lati praticamente è tutto uguale, c'è il logo dorato di JoJo, qua in basso All Star Battle, il simbolo appunto di JoJo All Star Battle, e così è per tutti e quattro i lati, proprio uguale uguale. Mentre come al solito sul retro abbiamo alcune immagini di gioco che rappresentano i personaggi principali che potremmo utilizzare appunto nel gioco. Vedo Dio Brando, c'è un altro Joestar, c'è il Dio Brando quello con la maschera di pietra, Jonathan Joestar, insomma c'è un po' di roba. C'è anche Yoshikage Kira, che è il protagonista dell'ottava serie, quindi siamo anche a livelli molto aggiornati. E poi come al solito c'è il contenuto di questa collectors, che comprende il CD con la colonna sonora del gioco, una bellissima figure con Jotaro Kujo e il suo stand Star Platinum, protagonisti della terza serie di JoJo. E poi questa litografia dorata che riprende un po' il tema della copertina della scatola, e tra l'altro dietro ha una bellissima firma laccata, placcata sopra, di Hirohiko Araki, l'autore del manga da cui è tratto appunto questo videogioco. E andiamo a aprire la scatola. Come ho detto è un cartone bello duro, si sente. Allora, abbiamo qua subito il gioco, che andremo poi dopo ad aprire. E qui adesso tiro fuori tutto, poi pian piano apriamo pezzo per pezzo. Allora, in questa scatola qua grossa è contenuta la figure aperta, poi andremo a montare dopo. Qua c'è l'imballaggio di cartone vario, qui c'è il CD con la colonna sonora, e poi sotto questi altri chili e chili di imballaggio c'è la nostra piccola litografia. Quindi adesso andiamo a liberarci anche di queste cose qua. Direi di cominciare dalla cosa proprio più immediata, il CD. Tra l'altro non c'è neanche la cover sopra, quindi vediamo subito lo stand Star Platinum sulla, proprio come skin, il CD fatto veramente molto bene. E poi dietro abbiamo tutta la lista delle canzoni, comunque delle tracce, sono ben 35, cosa molto interessante, molto che arricchisce un po' questa collector. Non sto a aprirla perché penso che non ci siano altri contenuti. Direi di passare subito alla figure. Muniamoci di taglierino, apriamo con la velocità della luce. Ah, ed è imballata l'intera figure dentro un'anima di cartone. Serve ancora il nostro taglierino. Ah, però, cioè, è anche bella tutta smontata, ma vedete, i pezzettoni sono belli grossi, quindi questa qua la montiamo alla fine. Adesso l'abbiamo soltanto aperta, la montiamo tutta dopo. Cosa importante è appunto la nostra litografia dorata. Andiamo ad aprire. Allora, ci sono dentro un foglietto con le istruzioni di montaggio, tutto in giapponese ovviamente. Ci sono dentro anche questa serie di chiodini, penso, che poi serviranno come piedistallo per appunto la struttura che sorregge la litografia, che è tenuta in mezzo a queste due piccole lastrelline di legno, ed eccola qua, che appunto riprende proprio l'immagine della copertina della scatola con Giorno Giovanna e lo stand su questo
sfondo. Non penso che sia oro, eh? Cioè comunque è metallo, ma non penso che sia oro origine, oro vero, insomma. E dietro ci sono i credits con appunto la firma di Hirohiko Araki, che è appunto la, come ben detto, l'autore del manga delle bizzarre avventure di JoJo. Quindi questa qua adesso verrà montata. Adesso poppe! Ecco, l'abbiamo montata. Bella, veramente molto bella. Si macchia un po', ho notato, rimangono un po' le impronte, però fa veramente la sua poca figura. Tra l'altro mi sa che l'ho montata pure male, perché penso che vada in mezzo alle due placchette. Comunque adesso vedrò di rimetterla a posto. Comunque insomma fa la sua bella figura. Allora adesso passiamo a montare invece la figure, appunto quella che dovrebbe rappresentare Star Platinum, che sorregge Jotaro mentre tira un cazzottone. Abbiamo montata, e appunto è il nostro Jotaro Kujo che si lancia dalle spalle di Star Platinum mentre tira un bel cazzottone. E devo dire che me l'aspettavo più piccola, invece è proprio bella grande, e soprattutto è fatta veramente molto bene, molto dinamica, soprattutto questo effetto speciale del pugno mi piace molto. E poi è scolpita veramente bene, le pieghe del vestito di Jotaro e soprattutto i capelli di Star Platinum sono fatti veramente veramente molto bene, e i dettagli sono anche abbastanza fedeli. L'unico difetto che ho trovato è per quanto riguarda invece il painting, la pittura, sono un po' di sbavature sui dettagli delle cinture di Jotaro, ma per il resto devo dire che è veramente veramente fatta molto molto bene. Sono veramente veramente molto soddisfatto. Passiamo quindi all'ultima componente della Collectors, e ovviamente è il gioco. Andiamo ad aprire. Questa ovviamente è, come ho detto, la versione giapponese, che a me non interessa, infatti la rivenderò, però ero veramente molto invogliato dal prezzo. L'ho pagata appunto 60 euro totalmente, e appunto ero molto invogliato anche perché comprare solo una figure di Le Bizzarre Avventure di JoJo ti costa bene o male appunto questo prezzo, quindi ho preferito appunto fare questo acquisto. Apriamo, e ovviamente abbiamo il disco di gioco con una skin molto carina e il libretto di istruzioni. Ah, i vecchi libretti di istruzioni, qui ci sono un po' di carte, roba tutto a colori, ovviamente in giapponese. Poi c'è alla fine la parte con tutti i personaggi, con le mosse e con i tasti per attivare diverse mosse. Sono praticamente tutti i personaggi che vanno dalla prima all'ottava serie. Infatti qua vediamo Yoshikage Kira, il presidente, non mi ricordo come si chiama, ma è un giostro anche lui, Gelo Zeppeli. I miei preferiti sicuramente sono quelli della terza serie. Vediamo i Stardust Crusaders, Jotaro, Kakyoin, Polnareff, Abdul, compagnia bella. E ci sono proprio tutti, dalla prima all'ultima serie. Poi qui c'è, questa è una figata, è un DLC fatto con praticamente lo stand, adesso vedrò di coprirlo, con lo stand di Kishibe, Ron Kishibe. Questo, se non ho capito male, dovrebbe attivarmi Stray Cat, quello di Yoshikage Kira. È bello, molto molto carino. Poi qui ci sono un paio di pubblicità con questa qui è quella degli anime di JoJo, della serie DVD che adesso uscirà, e poi delle figure. Questa qua è praticamente l'altra versione, solo che al posto di avere Jotaro e Star Platinum ci sono Dio e The World, e dietro ci sono anche alcuni personaggi stile deformed da altre serie, visto principalmente da Steelborn Run. E niente, rimpiango tantissimo i vecchi libretti a colori di un po' di tempo fa. Bene, quindi ricapitolando, questo è tutto quello che trovate dentro la Collectors di JoJo All Star Battle. Ripetiamo, una bella scatola da collezione a mio avviso, una figure di Jotaro e del suo Star Platinum, la litografia dorata, laminata dorata, che riprende il personaggio della sesta serie di JoJo, Giorno Giovanna, il disco, la colonna sonora e tutto il gioco, e se non ho capito male anche qualche canzone
dal nuovo anime del 2012 e ovviamente infine il gioco All Star Battle. Quindi questo è tutto quello che trovate su Nipponia Sun, lo trovate a circa 60 euro, se vi interessa metterò il link in descrizione. Bene, con questo unboxing abbiamo finito, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Ermene Gilda che mi ha prestato le sue doti registiche. Vi ricordo anche, vi invito anche a fare un giro sul sito, sul canale YouTube di Ermene Gilda, che troverete qua o comunque in descrizione. Passateci se vi piacciono film, fumetti e nerdate varie. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e vi mando ai prossimi video. Ciao belli! Tranquillamente, adesso uno.